siamo con Andrea Badini, direttore generale di Sportland. Allora Andrea, bellissimo evento questo con tanti ragazzini, quali le emozioni di poter lavorare con le nuove generazioni? Beh, è un progetto molto bello che abbiamo sposato lo scorso anno, quindi siamo molto felici di avere questi bambini che fanno un calcio, diciamo, diverso rispetto al solito calcio della federazione, con un livello tecnico molto alto, visto la qualità dei nostri allenatori, quindi siamo molto felici. Andrea, quali sono le carenze tecniche che si possono incontrare a livello gestionale di questo nuovo apparato di Sportland e quali le migliorie e dove si può arrivare? Ma noi puntiamo molto sulla qualità dei servizi, come potete vedere, quindi strutture all'avanguardia come questa che ci sta ospitando questa mattina, quindi tutti i campi coperti, erba sintetica nuova generazione, tecnici, come dicevo prima, di assoluto livello, visto anche il background che li caratterizza. E punti deboli, diciamo, in questo momento non ne vediamo granché. Diciamo che potremmo avere dei numeri più alti, visto che è la prima edizione quest'anno di questi corsi di calcio continuativi sulla stagione sportiva, e quindi siamo ottimisti anche per il futuro. Quale consiglio ai genitori che si vogliono avvicinare al mondo dello sport, quindi? Ma diciamo che per l'età più piccola, come i bambini di 6 anni, 5 anni, crediamo che questa sia l'iniziativa migliore per poter iniziare il calcio, visto che non c'è lo stress del doppio allenamento, della partita del sabato e soprattutto, come dicevo prima, la qualità delle strutture sportive dove si fanno le attività. Ti saresti iscritto tu da piccolo a Sportland Academy? Sì, decisamente, perché io ho iniziato a 6 anni alla Priolo Orienteggio con un campo di patate, allora non c'erano queste belle strutture e secondo me potrebbe essere stato un bel cammino. Qual è il futuro di questi giovani ragazzi che si muoveranno nello sport? Che sport troveranno nei prossimi anni? Noi speriamo di insegnare i valori fondamentali dello sport, quindi l'educazione, giocare con fair play, rispetto all'avversario. Questi sono elementi fondamentali del mondo sport in generale, a maggior ragione con i bambini di questa età. Il futuro di questi bambini speriamo che possano crescere bene con questi valori fondamentali dello sport.